lui è il factotum, no? Il quale lui praticamente sta facendo un lavoro pazzesco, cioè ogni giorno Musicarte 16 agosto 2016 mettiamo, mette su YouTube, basta mettere Musicarte, quindi non andate a cercare il concerto oppure con il nome tipo Leontino, no, M Musicarte con la data per riascoltare il concerto in integrale. In più fa proprio l'album di tutte le foto, dove in modo del tutto improvvisato siete fotografati un po' tutti quanti. E infatti ci sono tante foto con tante persone, anche il signore, l'avvocatessa, insomma ci sono delle foto varie nella pagina Facebook Musicarte appunto. E io vorrei consegnare lui come riconoscimento. Io ho già dato alcune targhe personalizzate, ma questa volta è una, io l'avevo prenotata tempo fa, è una medaglia d'argento della regione Abruzzo, ma come simbolo della regione Abruzzo, ma come simbolo di personaggio della regione Abruzzo, perché lui non solo viene a filmare e riprendere questi concerti, ma vai anche a riprendere altre manifestazioni importanti di letteratura, vero, di arte, mostre di pittura, riunioni politiche, sperando che vanno a finire bene, e tanti altri eventi. Quindi ogni volta che c'è un appuntamento culturale nella nostra regione c'è Giancarlo Ranieri. Questa medaglia, che è stata simbolo, questa è stata coniata nel 2011, è addirittura limitata, quindi siete in pochissimi ad averla, ed è una diversa da un'altra. Qua c'è proprio un disegno dell'amicizia dell'arte, quindi questo per Giancarlo Ranieri. Sono veramente commosso, insomma, mai ho avuto un riconoscimento così ufficiale, di qualcosa che alla fine è iniziato un po' come un hobby, nel senso che cioè, è un po' quasi come un gioco, perché altrimenti se fosse un lavoro vero non so se riuscirei a avere tutta questa perseveranza. Tra l'altro il lavoro vero già ce l'ho, quindi insomma questa è qualcosa di più che semplicemente non mi aspettavo proprio. Mille grazie alla direttrice Maria Gabriella Castiglione. Questa conoscenza del pentagramma ti ha fatto avvicinare ancora di più a questi eventi musicali. Sicuramente. Io ti ringrazio non solo personalmente, a nome di tutta Musicarte, a nome di tutto il pubblico e di tutti i centinaia di musicisti che tu hai ripreso fedelmente. Grazie Giancarlo, grazie.